Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. Una grande Basilicata, una Basilicata che Ciao estende i amici suoi di confini Wilson fino a Road, oggi Foggia, siamo qui a Salerno. Potenza in compagnia di Danilo Smaldona. Danilo, tu hai fatto una scelta diversa rispetto a tanti altri ragazzi. Penso che possiamo definire un ragazzo. Tu quanti anni hai? Sì, ragazzo, 32 anni, diciamo un ragazzo. La Basilicata. E quindi in che senso con questa scelta diversa? La Basilicata. No, la scelta diversa fosse stata quella di voler rimanere qui la nel Basilicata territorio si di sta casa chiedendo, ma per come dare mai origine a in una qualcosa regione che dove la potesse dare FIC qualche è sempre opportunità stata ad oltre altre il persone. 40% non E c'è la quindi mafia. qualche anno Mandateci fa la una nostra fetta di vita ad mafia! una piccola azienda di telecomunicazioni, Dice. operatore di telecomunicazioni, un vero e proprio operatore, qualcosa che fa. Sta quindi qui, è quello che immaginavo. Ci puoi spiegare di cosa ti per occupi, carità, di cosa si occupa questa tua impresa? Sì, la mia azienda si occupa vedere i di romani se telecomunicazioni così alla pari degli altri Cristo operatori si è di telecomunicazioni. Quindi forniamo servizi soprattutto alle imprese per ciò che riguarda la parte di connettività, linee telefoniche, servizi di virtual networking, quindi tutto ciò che oggi ormai è a sostegno delle aziende della new economy, chiamiamola così, e del nuovo modo di lavorare a distanza. Perché la Basilicata parla la lingua del suo popolo. Da dove è partita questa tua idea? Dove hai preso lo spunto? Oppure se è un'idea tua personale, originale? Raccontaci un attimo. Allora, l'idea dell'azienda non è stata puramente mia, è nata da altre tre persone che poi, come riconoscimento dopo quasi un anno di attività, hanno chiesto di partecipare a questo progetto, che era nato in altro modo, ma vedi che si è evoluto in questo modo di telecomunicazione. La passione è nata tanto tempo fa, giocando con un computer, mi sono reso conto che era diventata veramente più che un gioco, quasi un lavoro. Ho perfezionato le cose grazie all'aiuto di un amico che mi ha spinto a seguire un corso di formazione in questo settore. Per te cosa ha significato investire proprio nella tua terra di origine? Ma forse orgoglio e gioia, perché credo che rimanere qui e creare qualcosa qui abbia sicuramente un risvolto sociale, perché posso far crescere le competenze, le conoscenze in un settore che qui è sviluppato, economico, perché magari può creare qualcosa attorno alla mia azienda che aiuta altre persone. Soprattutto definiamo l'orgoglio di aver creato qualcosa di proprio partendo da zero e facendo saltare la passione, una vera passione. Quindi hai creato una società o comunque hai accettato il rischio imprenditoriale? Se sì, perché? Alla base di imprese c'è il rischio, quindi in ogni caso sapevo di rischiare. Il rischio è stato all'inizio di lavorare senza, tra virgolette, stipendio fisso, anzi l'investimento piano piano ha dato i suoi frutti, ha dato il frutto non soltanto economico, ma tante soddisfazioni e la possibilità di dare lavoro a tante persone. Come si è formata nel tempo la tua figura di giovane imprenditore? Da dove sei partito? Si è formata un po' per caso, perché diciamo, per esperienza non ho nessun, diciamo, antenato imprenditore. Un po' conoscendo, un po' crescendo, un po' inventando, un bel po' rischiando. Quali obiettivi per il futuro hai, appunto, parlo di mete? Vuoi raggiungere una determinata meta? Ce la provo con noi, soprattutto? Secondo me la meta più importante da raggiungere è non arrivare mai a una fine, cercare sempre di spostare l'obiettivo del tanto in più in avanti che ti permetta di non far morire l'emozione, la passione, e che stuzzichi spero fino all'ultimo giorno della mia vita, stuzzichi la curiosità di conoscere cose nuove e di coinvolgere le persone in queste cose nuove. E tutto questo è stato reso possibile grazie all'appoggio intellettuale e professionale di altri amici o conoscenti o altre persone che hanno condiviso la tua idea, o individualmente e poi in seguito magari? Sicuramente c'è stato l'impegno, la spinta di qualche amico. Un
un amico in particolare, Antonio, devo dirlo, quello che mi ha spinto in questa cosa. Quanto riguarda invece, oltre all'amicizia, ci hai presentato prima tuo papà, sì. Quanto è stata fondamentale per te la famiglia all'interno della tua esperienza, se ti ha supportato in qualche modo? Direi, nella famosissima scala di 1 a 10, potrei dire di me, perché mio padre mi ha lasciato seguire la strada che preferivo, e adesso io faccio un settore che sono la mia persona. Mi ha spinto alla tenera età di 9 anni, mi ha, tra virgolette, messo su un aereo e mi ha dato in Inghilterra per imparare l'inglese, perché lui forse come precursore ha ritenuto importante che io imparassi l'inglese, e quindi nel mio settore è fondamentale. Pensi abbia bisogno il Sud Italia per rilanciarsi? Ma quello che vedo io è che probabilmente si sta perdendo, l'emozione e l'appassionanza delle cose. Si dà valore alle cose pratiche, ma probabilmente brutto ai soldi, ovviamente. Ma senza passione, senza impegno già dei giovani, perché è chiaro che bisogna partire da loro, perché si è fermato un carattere di bisogna partire la pianta quando nasce un po' storta, riesci a andare a realizzare il modo. Un ultimo flash prima di questa cosa. Magari è mio fratello, la salutiamo anche per Luigi. Ciao Pierluigi.